Ciao amici di Passione Italiana e benvenuti alle nostre lezioni di italiano. Con me, Marta. Welcome to our Italian lessons. With me, Marta. Allora, oggi parliamo di genere. Gender. Che cos'è il genere? Che cosa significa genere? What's gender? In italiano, tutti i nomi, tutti i sostantivi hanno un genere. Che significa possono essere maschili o femminili. All the nouns in Italian can be masculine or feminine. Ok? Generalmente, i nomi che finiscono in O, the nouns ending in O, sono maschili singolari. Per esempio, maschili singolari con O. Il tavolo, the table, o il quaderno, notebook, o maschile, o ancora, again, il libro. Do you know what's a libro? Libro è molto importante. Il libro, the book, o maschile. Generalmente, only generally, i nomi che finiscono in A sono femminili singolari. The nouns ending in A are feminine singular. For example, femminili singolari con A. Per esempio, la matita, pencil, A femminile. O la tazza, a cup, femminile. O la penna, what's penna? Sì, pen, a femminile. Ok, non c'è problema. But, attenzione, be careful. I nomi che finiscono in E, con la lettera E, singolari, possono essere maschili o femminili. Both. You have to know the word or look at the article, but we will understand this later on. Nomi con E possono essere maschili o femminili. Dipende. It depends. Vediamo. Let's see. Nomi che finiscono in E sono maschili singolari. Per esempio, il professore, maschile. Professore? Sì, the professor. O il cane. Che cos'è il cane? The dog. O il pesce. E, and it's masculine. Do you know what's a pesce? I bet you've been to an Italian restaurant. Pesce è? Sì, fish. Esatto. These ones are masculine. But. E can be feminine as well. Per esempio, la chiave. The key, la chiave. E è femminile. O la carne. Let's go back to the restaurant. Che cos'è la carne? Sì, meat, carne femminile. O la classe, classroom. In this case, E is feminine. Ok? Bene, adesso tocca a te. It's your turn. Let's put to the test what you have been learning. Maschile o femminile? Il divano, which is a sofa. Il divano, maschile o femminile? Pensa. Think. Divano. Sì, maschile. O maschile. Perfetto. Il quaderno. Eccolo qui. Il notebook. Il quaderno. Maschile o femminile? Maschile o femminile? O. 3, 2, 1. Sì, maschile. Ancora, again,
La matita. Oh, la matita, la matita. Ecco, la matita. Look at the last letter. What do you think? 3 seconds. 3, 2, 1. Esatto, esatto. Femminile. Ah, perfetto. Lo zaino, lo zaino. Eccolo qua, lo zaino. Look at the last letter. You should be quick now. Maschile o femminile? Femminile o maschile? Sì, 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 sì. Esattamente. Maschile. Perfetto. Ok. L'arancia. L'arancia. Buona. Maschile o femminile? Rapido, rapido, veloce, quick. Ah. Certo, certo, certo. Femminile. Bravissimi. You're learning. E la tazza. Maschile o femminile? Sì, assolutamente femminile. E la pace, peace, ends in E, is one of the tricky ones. Ends in E, la pace, what do you think, maschile o femminile? Eh sì, la pace è assolutamente femminile. E il fiore, oh carino il fiore, very nice. What do you think? Cosa pensate? Maschile o femminile? Maschile. Il fiore è maschile. Bravissimi! Allora, ricapitoliamo. Let's recap. In generale, in italiano, i nomi singolari che finiscono in O sono maschili. Per esempio, il quaderno. Ma attenzione! In italiano ci sono molte eccezioni. We've got a lot of exceptions. Per esempio, un'eccezione è la mano. Hand. Mano. Ends in O. Should be masculine. No, è femminile. Mano è femminile. Un'eccezione. In generale, i nomi che finiscono in A sono femminili singolari. Per esempio, la matita, now we know it's a pencil, la matita, ma eccezioni, eccezioni, il problema, problema, problem, problema, finisce con A, ends in A, should be feminine, ma no, problema è maschile, problem is masculine, ovvio. E i nomi che finiscono in E can be both. The ending E indicates both masculine or feminine, depends on the word. Per esempio, il fiore è maschile e la chiave è femminile. Perfetto, bravissimi! Grazie mille per averci seguito. I really hope you enjoyed the video. If you did, don't forget to subscribe to our channels. To share, condividete il video e press a like. Grazie, ciao amici di Passione Italiana.